Io attualmente sento le vostre voci e basta. Cioè non vedo assolutamente niente. Tutto bianco, sì, tutto bianco. Le prime difficoltà vere nel periodo delle scuole medie e poi nell'arco di un brevissimo tempo ho cominciato ad avere difficoltà molto molto consistenti, cioè non riuscire più a leggere da una distanza accettabile fino all'annebbiamento della vista che non mi ha più consentito di leggere normalmente. L'ultima cosa anche di colori ce l'ho attorno ai 9 anni, perché ero proprio a giocare con un amico. L'ultimo ricordo che ho è di quei colori, di quella facciata, di quelle facciate del cubo. Cominciai a farlo e lui mi disse: no, guarda che tu non hai vinto perché non hai messo tutta la facciata verde, tutta blu, hai messo un po' di verde nel blu e viceversa. E dico: no, secondo me sono tutte blu e tutto verde. Dice: no, guarda che ti sbagli. Devi andare ai miei e dice: ma è vera sta cosa? Cioè sì, la prendemmo un po' a ridere. Come sono fatti i visi in maniera definita, dettagliata, lo ricordo dall'epoca delle scuole elementari. Poi è stato tutto un aumentare di questa nebbiosità, questo fastidio enorme che mi dava la luce, questo dolore che mi provocava a livello visivo, proprio di zona degli occhi, intorno agli occhi. E poi da lì è stato tutto un precipitare, diciamo così. Luca non molla e combatte la disabilità facendo sport. Avevo il bisogno di potermi muovere, ci tenevo anche al mio fisico, insomma, perché sono anche un pochino vanitoso, insomma, quindi... Io non ricordo bene, per caso, ho incontrato persone che mi hanno detto: beh, forse, visto che cammini tanto, perché non provi a correre? Ho cominciato con delle piccole corsette, però nel frattempo già conoscevo Guido, perché noi siamo amici da prima di iniziare a correre insieme. Siamo stati a fare una vacanza insieme in montagna, proprio sulla neve, e da lì c'è stato il primo allenamento. Buongiorno a tutti, ci troviamo qui con Luca Aiello. A Ponza, noto maratoneta non vedente perugino. Nevicava, c'era una nebbia incredibile, nevicava, la strada ghiacciata, abbiamo incominciato a correre in due su questa strada di montagna in discesa e da lì poi abbiamo continuato, non abbiamo più smesso. Adesso corriamo, ci alleniamo quasi tutti i giorni. Alcune volte logicamente in palestra, altre volte ci alleniamo qui al Percorso Verde, però di solito 3-4 volte a settimana ci alleniamo. Io non ho mai, in questi 3 anni che ci alleniamo insieme, non l'ho mai sentito lamentarsi della sua malattia, delle sue difficoltà giornaliere. Assolutamente, questa penso che sia forse la qualità che apprezzo di più, perché comunque ti dà proprio l'impressione di una persona forte. Luca supera quotidianamente i propri limiti e fissa l'asticella sempre più in alto, come il 5 novembre 2017, quando ha corso la maratona di New York. Con lui l'amico Michele. La nostra conoscenza è cominciata qui in parrocchia e ecco, e dopo abbiamo coltivato nel tempo, diciamo, una passione che ci accomuna. Praticamente la mia voce è la sua vista. Fa: ma la Statua della Libertà ce la vedi davanti? Io ho detto: sì, guarda verso di me, perché praticamente ce l'avevamo dritta così. E quindi ecco, in tutte spiegazioni, anche perché ecco, diciamo, lui nella sua sfortuna, però da giovane ha alcune immagini, ce l'ha. Durante la percorrenza dei 42 chilometri, è un parlare continuo, è una descrizione che va fatta passo passo.
Da lontano, anche la moglie Lenida seguiva gli spostamenti di Luca. Dopo 4 ore e 50 di corsa, Luca e Michele sono sul traguardo. Vedevo praticamente la finish line che mi dava 200 metri. Gli ho detto, comincia a togliere quella cosa che ti ho legato stamattina in vita. Io ho detto, ma che devo fare? Gli ho detto, guarda, tu alza le braccia, tienila al cielo. Io ho detto che va benissimo, non ti preoccupa. E infatti alcuni scatti che avevamo in casa, a casa, ce l'hanno fatti che noi con la bandiera del Grifo di Perugia e la bandiera dell'Italia al cielo. Quindi è un'emozione ancora più grande. Io ho colto questo, percepivo questo, proprio un'atmosfera magica. Sei in mezzo a centinaia di migliaia di persone che sono lungo il percorso, che dal primo secondo all'ultimo secondo, non parlo di minuti ma secondi, ti incitano di continuo. Ci siamo calati in una specie di favola.